Giuseppe Frattarolo, presidente di Daunia Tour, finalmente è aperta anche la riservetta, ex riservetta di Siponto. Come è andato questo weekend? Abbiamo visto già tanta gente che sta per iniziare il secondo giorno di visita guidata. Sì, allora questo secondo giorno massima affluenza, come il primo ieri 3 di ottobre. È un territorio che piace, anche un settore, l'aspetto naturalistico che il nostro territorio può entrare e integrarsi alla grande con il resto della nostra offerta turistica. Quindi oggi è una giornata di festa, di apertura, continueremo così anche per i prossimi weekend, quando il tempo anche ci accompagna, in base anche ai periodi di migrazione di uccelli, che la natura è ricca di biodiversità, quindi ogni mese, ogni periodo abbiamo volatili di ogni specie in questa zona. Da cosa è attratta la gente? Viene anche da fuori Manfredonia? Sì, allora tantissimi, provincia di Foggia, nonostante la situazione emergenziale del Covid, abbiamo avuto richieste dalla provincia di Bari, anche Bari città, ma tantissime richieste che abbiamo dovuto anche spostare le prossime volte perché... Quante richieste sono arrivate, Giuseppe? Allora, siamo sulla centinaia giornata, quindi comunque è stato un grande successo per noi, non ci aspettavamo tante richieste e tanta anche complimenti e sollecitazioni a migliorarci sempre di più. Oasi, Riservetta, Siponto, Castello, insomma si sta creando un bel itinerario per Manfredonia. Beh, credo che il nostro territorio merita. Con l'auspicio dell'Oasi. Il nostro territorio merita, Siponto, Manfredonia, devono essere orgogliosi di avere un territorio così importante. Ora aspetta a noi risorse umane, noi giovani, farlo decollare tutti insieme, perché da soli non ci si può riuscire, ma insieme ci si può fare.